Perché dico la messa una volta al mese e non tutte le settimane? Perché Gesù ha detto: ogni volta che farete questo lo farete in memoria di me. Ma ogni volta che farete questo, quello che fece lui, e lui non fece altro che inventare al momento una cosa che non era precedentemente messa. Doveva farla nel Tempio e non era nel Tempio. Doveva farla in un certo modo, con l'agnello, e non c'era l'agnello. In effetti Gesù ha inventato una cosa nuova. Ha preso l'iniziativa di cambiare la realtà. Quando ha detto: ogni volta che farete questo lo farete in memoria di me, è quello che io sto facendo, cioè io sto cambiando la realtà. Il cristiano è quello che ha il coraggio di cambiare la realtà. Se non cambia oggettivamente, può cambiare soggettivamente. Gesù una sola volta ha detto la messa, perché ogni qualvolta che si dice la messa, si dice sempre la stessa messa, numericamente una. Non è che si moltiplicano le messe, perché il sacerdote che dice la messa è sempre Gesù Cristo. La vittima è sempre Gesù Cristo, il fine è sempre la salvezza di tutta l'umanità. Pertanto il numero è solamente simbolico, ma non ci stanno 1000 messe o 2000 messe, c'è una sola messa. Se una persona riesce a partecipare una sola volta in vita alla messa, è entrata a far parte del piano salvifico di Cristo, quindi viene associata a Cristo. Quindi non è un fatto di numeri, è un fatto di qualità del rapporto. Non so se mi sono fatto capire a te che hai fatto la domanda. Ciao.